In occasione del 99° anniversario del genocidio armeno, la compagnia Incontroverso, nata da una fusione tra cultura teatrale italiana ed armena, porta sul palco del Teatro Piccolo Eliseo di Roma A porte chiuse, tratto dall'omonima opera di Jean-Paul Sartre che farà rivivere sul palco l'inferno attraverso il tango. Una rappresentazione del tutto originale che si fonde con il tango e che restituisce all'opera dinamica e ritmi accattivanti, un canale espressivo più diretto che trasmette l'angoscia e la disperazione dei personaggi, specie quando il dolore li rende muti di fronte alla scoperta graduale che l'inferno sono gli altri. In assenza di parole il corpo si ribella e libera il suo linguaggio, nasce una nuova ricerca teatrale che unisce diverse arti e le sintetizza in un unico stile espressivo. La realtà busserà alla tua porta, come dice Sartre, tutti siamo liberi di poter scegliere e compiendo le nostre scelte scegliamo noi stessi, solo le azioni decidono chi siamo. Per la regista Marine Galstian, A porte chiuse è quella realtà che si trova al di là della tua porta, prima o poi l'apriremo tutti e scopriremo la nostra vera e più profonda anima, quell'anima che per tutta la vita cerchiamo di celare. Qual è il valore aggiunto del tango su un palcoscenico? In questo caso di A porte chiuse io penso che la salvezza dello spettacolo, nel senso che comunque la trama è bellissima, quella che ha scritto Sartre, però per un palcoscenico, per essere attuali, per me sono troppe parole, cioè parlato troppo, quindi per trovare un modo per essere attuale, per essere dinamici, interessanti, accattivanti e poi... Cioè, partendo dal soggetto che c'è, l'inferno, due donne, un uomo, questo litigio, questi rapporti veramente complicati tra di loro, a me da subito è venuto in mente questi passi di tango, perché il tango è proprio il rapporto tra persone, tra un uomo e una donna, questo litigio, questa atmosfera, la passione, sensualità, cattiveria, l'aggressione, tutto. Quindi con tango puoi esprimere tutto. Poi con questa opera penso che... siamo arrivati a un'armonia, tango e la parte drammatica, la recitazione, mettere insieme. Protagonisti, oltre alla regista, Sargis Galstian, che è anche autore delle coreografie, e Claudia Mancinelli. Allora, questo spettacolo è in scena proprio nei giorni in cui ricorre l'anniversario del genocidio in Armenia. Sì, genocidio armeno. Appunto è il 99° anniversario del genocidio armeno, compie il 24 di aprile, è una data molto triste non solo per gli armeni ma per tutta l'umanità, perché il genocidio armeno finora non è stato riconosciuto dal governo turco, diciamo, e tutti gli armeni ogni anno ricordano le vittime del genocidio con la speranza che un giorno verrà data una valutazione, se si può dire, adeguata a questo crimine. Noi questo oggi abbiamo fatto, abbiamo fatto lo spettacolo per ricordare le vittime del genocidio. Ecco, quali sono gli aspetti demoniaci a questo punto del tango? Quali sono gli aspetti demoniaci, visto l'inferno attraverso il tango? Ma gli aspetti demoniaci, in realtà con il corpo tu esprimi qualsiasi cosa, no? Quindi io credo che attraverso la danza, attraverso i movimenti, hai proprio modo di esprimere tutto quello che con le parole a volte non riesci a dare voce. Per cui è bellissimo trovare nel tango, poi il tango ha questa forza, questa dinamica, io l'ho imparato grazie a loro, quindi in realtà sono molto grata a loro, perché è una danza che ti mette in contatto con l'altro e in contatto con te stesso, no?